Sanremo, pochi giorni dopo il Festival della Canzone Italiana, questa volta a fare festival è La Grande Vela, la Carnival Race per le classi 4,20 e 4,70. Pensate, 50 classi olimpiche 4,70 e ben 130 4,20. Ne parleremo tanto, li vedremo in tante immagini, in tanti servizi, tanti stranieri, molti campioni olimpici. La settimana prossima torneremo qui perché ci sarà la prima nazionale della classe 4,20. Il Marina degli Aregai ha fatto da sfondo e da struttura ottimale a questa prima, a questo primo appuntamento per le classi 4,70 e 4,20. Noi in questo servizio adesso vi porteremo dentro alle regate, non solo in questo spettacolo meraviglioso, ma poi le condizioni che ci sono state in mare. Un piccolo assaggio, guardate, soprattutto il terzo giorno, tanta onda, tanto vento. Vi parlano di questa regata in questo servizio. Noi sentiamo il presidente dello Yacht Club Sanremo, Beppe Zaoli, e poi a seguire il commodoro Umberto Zucca di Montelupo. Qui da noi in questo periodo c'è un clima fantastico e si riescono a fare delle prove sia con vento leggero che con vento forte, con delle temperature che nessun altro posto riescono a fare. Sono anni che insistiamo su questa regata e la gente continua ad apprezzare il lavoro fatto in questi anni. Noi siamo un circolo che crediamo nella vela e nella vela a 360 gradi, cioè dagli optimist alle barche da crociera, alle barche classiche, ai dragoni, ai J70, dunque stiamo cercando di coinvolgere i velisti di tutte le varie classi. Una tua opinione in conclusione sul momento della vela anche a livello internazionale, anche a livello olimpico, queste idee di cambiamenti delle classi olimpiche future, alla luce del fatto che noi siamo qui e vediamo tanti velisti che vanno sul 4,20, giovani, giovanissimi, il successo anche per la classe 4,70, cioè preservare questi valori e questi numeri della vela. Ma la mia opinione personale è quella che se non cambiano delle cose si stanno facendo delle grandi cretinate, ma veramente a livello internazionale, dunque spero che ci sia un cambio di tendenza. Queste regate lo dimostrano, ci sono veramente tantissimi giovani che vogliono andare in barca a vela e spesso questo non è capito. Speriamo che i nostri dirigenti a livello World Sailing abbiano l'intelligenza di capire questo momento. Avete sentito, non usa mezzi termini il presidente Beppe Zaoli. D'altra parte lui da velista, velaio, dirigente di circolo, un circolo che mette in mare quasi 200 barche tra una classe olimpica e una classe giovanile, alla fine dell'inverno ha buone ragioni per parlare. I temi, come sapete, sul tappeto sono tanti e qui a Sanremo e nel Golfo di Sanremo se ne parla a lungo. Adesso spostiamoci in mare e parliamo da bordo di uno dei gommoni del circolo. Un anno eccezionale, direi molto impegnativo per un circolo come il nostro, che non è un circolo enorme. Avremo più di 100 giorni di regata, da adesso questa regata Carnival Race con 170 tra 4,20 e 4,70, settimana prossima nazionale 4,20 e 4,70, poi la Dragon Cup, che è il campionato italiano dragoni, successivamente subito dopo gli M32 e i catamarani. Poi avremo la festa del mare, che è una cosa un po' particolare che facciamo con i bambini, con i grandi, c'è una specie di regata che si chiama Vele Sapori, cucina e regata. Poi la partenza da Giraglia, il campionato europeo IRC, poi abbiamo un periodo di pausa dove ci sarà tutta la scuola vela e poi avremo una grandissima regata dei dragoni, che è il 90° anniversario della classe dragoni, ne sono previste 200-250 barche in mare. E la settimana dopo il campionato italiano J70, quindi un anno denso di avvenimenti decisamente. Oh, e dimenticavo il campionato europeo 4,70 maggio. Ecco, hai capito? Cioè, la classe olimpica è una delle cose più importanti. Sì, senti, ma il particolare dei dragoni, che sarà una regata incredibile a ottobre con dei protagonisti, dei personaggi della vela, ci dici questi particolari? Allora, è una regata particolare perché è una festa del dragone, dove la classe e alcuni armatori hanno invitato i più grandi velisti della storia, nel senso ci sarà probabilmente da Dennis Conner, Lori Smith di sicuro, Mark Huet, ci sarà forse Pattison, ci sono, e anche i giovani, perché Luke Patience, quindi velisti olimpici di oggi, Robert Scheid è già stato preso da una barca, il nostro Diego Negri. Quindi nella regata ci saranno 250 barche e 250 monotipi in una sola regata, non è facile. Uno spettacolo unico, secondo me, nella storia della vela. Insomma,
insomma, possiamo dire che Sanremo non è solamente il festival della canzone italiana, ma è anche un festival continuo dello sport della vela. Assolutamente, lavoriamo in continuo tutto l'anno, abbiamo un'attività velica quasi impressionante, abbiamo una scuola vela annuale che conta una cinquantina di ragazzi sugli ottimi, c'è una squadra con 320 di una 30-35 ragazzi e durante l'estate facciamo un 300 ragazzi della scuola vela. Quindi direi che proprio la vela fa parte della città, è entrata in una città famosa per essere una città contadina, perché è la città dei fiori, invece sta diventando la città di mare. Ha ragione, una città di mare, guardate che scenario dal Marina degli Arigai, non perdete i prossimi servizi sulla Carnival Race.